Bip, bip, bip. È il segnale di Sputnik 1. Bip, bip, bip. È il segnale di Sputnik 2. Ha, ha, ha! È il segnale del trionfale ritorno di Totò sullo schermo. Nel film più comico dell'anno. Sì, signori, è lui, Totò, il principe dell'umorismo che torna a voi a suon di cannonate. Ma è una donna che fa il dottore, mamma. Una dottoressa, una donna seria, serissima. Ancora i piedi? Presto, spogliarsi a letto, io vengo subito. Libertino, peccatore, lussurioso. Il dottor Spogliarello. Ma la vera, formidabile cannonata è in arrivo ora. Dica 33. 33, 40, 59. Ma che significa? È il numero del mio telefono. Se stasera si sente sola e senza ammalati, può chiamarmi. 1, 2 e 3. Ok, darmi. L'asso della moderna tecnica investigativa, il detective per eccellenza, vi narrerà in confidenza le sue segretissime imprese. Mr. John, please. You like no smoking? Business telefunken? It's all right, okay. Oh, okay. Scusi, il sacerdote è suo fratello? Ma cosa dice? È mia sorella. Ma Totò ha fatto i conti senza De Sica. Allora, già che ci siamo, ritorniamo anche allo Ius Prime Noctis. Sì, signore, perché no? Cosa ha lei da ridire sul diritto della prima notte? E Totò e De Sica hanno fatto i conti senza questa splendida, stupefacente dottoressa. Ho capito. Sii calmi. Ma io sono calmo, calmissimo. E se glielo posso ripetere con tanta flemma, è perché mi domino. Già, mi domino. Signorina, non alzi la voce. Mi lasci parlare. Come dice? Ha trovato un cadavere nel bagno? Ebbene, si va a lavare in cucina. Cosa vuol fare? Non sono più tua madre. Tu non sei più mio figlio. Non sei più il marchese dei Vitti. Tu sei l'uomo dal braccio d'oro. Metti fuori la freccia. Subito. Senta un po', vuole che le faccia un bel buco rotondo o le faccia un bel taglio cesario, come dico io? Faccia lei. Questa piccolissima serenata con un bimbimonce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata La sussurrerà. Mi farò prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te. Signora, ricordiamoci la premessa. A noi nulla sfugge. Guardi.